Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi mi vedete in facecam, cosa inusuale per quanto riguarda un video su Pokémon Sole e Luna, perché ho intenzione di portarvi qualcosa di un pochino diverso, principalmente per due motivi. Il primo è che per parlare di questa particolare cosa, ossia, come avrete detto dal titolo, l'allenamento pro, non c'è bisogno di sto grande editing, mentre la seconda è che effettivamente ho poco tempo per editare, dato che devo preparare un bel po' di video per la settimana, ossia l'ultima di agosto, in cui andrò in Liguria. Ah, e tra l'altro in Liguria probabilmente incontrerò Frost, che lì ci scapperà qualche vlog tattico, ma comunque. Sì, se ve lo state chiedendo, mi sono scottato al mare, dato che a Ferragosto sono appunto andato giù in Liguria per prendermi 2 o 3 giorni di mare vacanza, e questo è il risultato. Comunque, signori miei, prima di iniziare fatemi sapere se questo particolare format vi piace e, non lo so, raggiungiamo una cifra di like dignitosa. Se volete vedere un nuovo video di questo genere, in cui magari vi parlo, anziché dell'allenamento pro, che è una delle ultime novità, magari delle mosse Z o delle forme di Alola, dato che praticamente non ne ho mai parlato, dato che quando sono uscite ero a Liverpool. Quindi, insomma, se vi interessa la cosa lasciate un bel mi piace e scrivetelo in un commento. E niente, direi di partire subito con l'allenamento pro. Innanzitutto, per chi non lo sapesse, che cos'è questo allenamento pro? Non è nient'altro che una nuova feature introdotta in Pokémon Sole e Luna, una sorta di super allenamento virtuale, quello che c'era in Pokémon XY e anche in Omega Rubino, ossia il SAV abbreviato, solo particolarmente migliorato. Dico migliorato perché a quanto pare presenterà una feature molto particolare. Infatti nell'allenamento pro non saranno modificabili solo gli EVS come invece era nel SAV, ma addirittura gli IVS. Ora, per chi non lo sapesse, gli IVS sono dei particolari numeri che determinano lo sviluppo o meno di una statistica di un Pokémon. Per intenderci, il massimo numero di IVS è 31, ma un Pokémon potrebbe averne anche 5, e quella statistica lì con 5 IVS crescerà molto più lentamente rispetto a una statistica che ne presenta 31. Ora, è innegabile che un Pokémon che aumenta i suoi IVS sia nettamente più forte di uno che invece li tiene come sono. Questo potrebbe significare che potrei ottenere io nel gioco un Pokémon chiaramente al di sopra dei livelli normali, insomma un Pokémon strapotente, e il gioco potrebbe risultare molto facile. Però a quanto pare non si tratta di un servizio gratuito all'interno del gioco come potrebbe essere un centro Pokémon o un Pokémon Market, ma sarà una sorta di collezionista a cambiarci questi IVS, un po' come le squame cuore in sostanza. Gli IVS infatti saranno scambiabili all'interno di un piccolo negozietto in una delle tante città di Alola da un signore chiamato Pro. Questo signore qua sembra essere molto appassionato di tappi e sarà interessato a cambiare gli IVS dei nostri Pokémon solo in cambio di questi ultimi. A quanto pare per ora conosciamo solo il tappo oro e il tappo d'argento. Il tappo d'argento sarà in grado di cambiare una unica statistica del Pokémon e portarla al massimo livello, ossia 31, mentre quello d'oro molto probabilmente le cambierà tutte. Ora, considerando che stiamo parlando di due oggetti che hanno l'aria di essere abbastanza rari, penso che ci sia un limite a tutto ciò, che non si possa fare all'infinito e di conseguenza non sarà particolarmente influente sul gioco. Se però da una parte questo cambio di IVS dal punto di vista dell'avventura potrebbe compromettere la difficoltà del gioco rendendolo troppo facile, dall'altro punto di vista, ossia quello del competitive, si tratta secondo me di una svolta abbastanza importante. Infatti la possibilità di avere sotto controllo gli IVS di ciascun Pokémon permetterà a moltissimi di avvicinarsi al mondo del competitive. Pensiamoci, chi su Horas non usa cheat per crearsi Pokémon con 6 statistiche con 31 IVS? Grazie a questa cosa qua probabilmente si eviteranno molto i cheat saranno molto meno frequenti e molto probabilmente sarà più accessibile a tutti questo competitive. C'è da dire che dei passi in avanti erano già stati fatti con il SAV, dato che prima la maggior parte della gente, me compreso, non conoscevo assolutamente gli EVS, non sapevo proprio cos'erano. Grazie alla sesta gen ho imparato questa cosa, ma da adesso molto probabilmente sarà ancora più facile introdurre gente nel competitivo. Questo vuol dire che Pokémon si evolve sempre più in una versione competitiva.
Se infatti in prima generazione il motto era "Go da Catch 'em All, catturali tutti, completa il Pokédex e vivi la tua avventura", adesso sembra esserci in atto un'evoluzione del mondo Pokémon da "catturali tutti" a "crea una grande squadra per competere online". Se ci pensiamo, anche la sola introduzione delle mega evoluzioni alla fine per il competitive è stata una ventata di aria fresca incredibile che l'ha migliorato tantissimo. E ovviamente va ribadito il concetto che a quanto pare questi tappi qua non saranno così semplici da ottenere e quindi impegnandosi molti si avvicineranno al mondo del competitivo senza utilizzare vari cheat che poi fanno anche imbestialire certa gente. Io ho sentito di gente che dice "io mi impegno" e poi c'è gente che ha tutti gli shiny perché usa i cheat 31 EVS. Cioè, avete ragione signori miei, io ho mollato il competitivo su Horas perché obiettivamente dopo aver creato un Pokémon e scoprire che aveva 0 IVS nella statistica che mi serviva, un po' lo scoglionamento mi saliva. E nulla, questo è quello che penso dell'allenamento pro, penso che sia una rivoluzione per il competitive e qualcosa che secondo me duplicherà il numero di giocatori che si avvicineranno, si approcceranno a questo nuovo mondo. Fatemi sapere voi cosa ne pensate, fatemi sapere cosa ne pensate di questo format, perché se vi piace porterò altri video di questo genere. E niente, detto ciò, spero appunto che lasciate un like, che commentiate e che vi iscriviate al canale. Passatemi, mi raccomando, dai social in descrizione, come al solito, per rimanere sempre aggiornati e per avere contenuti extra ogni giorno. E noi ci becchiamo in un prossimo video!